Casablanca, cantando sotto la pioggia, via col vento, i cartelloni realizzati da Silvano Campeggi, per tutti nano, sono elementi fondanti della storia del cinema. A 100 anni dalla sua nascita, il Comune di Firenze ha deciso di omaggiarne la memoria con un'esposizione nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio. La mostra è un viaggio nella sua produzione artistica, le tele e le proiezioni si alternano in un gioco di luci. Scomparso nel 2018, Nano amava stare con i giovani. Lavorare, 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 di non darsi aria e di continuare a lavorare, perché solo così si arriva alla meta. Lui non si è mai dato aria. Chiamava i ragazzi, la gente grande la annoiava. La mostra in onore di Campeggi ha il sapore di una rivincita per l'artista che avrebbe voluto aprire una scuola per i giovani, ma non trovò il giusto sostegno dalle istituzioni. Ricordando la sua nascita, il Comune vuole celebrare uno dei suoi figli più illustri. Vorrei ricordare che Campeggi è stato anche un grande ritrattista e un grande pittore, e quindi oggi noi vogliamo raccontare tutto questo e soprattutto vogliamo trasmettere la memoria ai nostri giovani. Quindi mi fa molto piacere che ci sia anche l'Istituto d'Arte di Porta Romana, dove lui ha studiato e dove ha fondato le proprie radici, che poi si sono ramificate in tutto il mondo.